Prestigioso premio per la Flotte S.p.A., azienda ittica leader nel settore conserviero del borgo marinaro di Aspra, con stabilimenti in tutto il mondo. All'azienda, che ha un fatturato a 6 zeri ed occupa oltre 900 addetti, è stato assegnato il Great Taste Award per le Alici del Mar Cantabrico 2023. Questo riconoscimento è un'importante testimonianza della dedizione alla produzione di prodotti ittici di alta qualità, seguendo i principi della sostenibilità e della tradizione. Il Great Taste Award è uno dei premi più famosi e rispettati del mondo nelle specialità culinarie e nelle bevande. Si svolge in Inghilterra ed ha un valore internazionale tanto da essere nominato come l'Oscar del cibo. La giuria, composta da oltre 500 esperti, ha valutato attentamente migliaia di prodotti in base al vero sapore, indipendentemente dalla marca o dalla confezione. Questo premio rappresenta per l'azienda diretta da Tommaso Tomasello, orgoglioso di fare parte di questo gruppo selezionato, un'autentica incoronazione dei produttori di talento. Dottore Tomasello, un altro prestigioso premio per la Flotte. Grande soddisfazione da parte sua. Ah, assolutamente, tanti sacrifici e tanto lavoro, non solo mio, ma anche di tutte le persone che appartengono e che lavorano in azienda, hanno fatto sì che il mercato, ed in particolare un'agenzia, la più prestigiosa al mondo, tra l'altro, che certifica la qualità dei prodotti, ha premiato la qualità delle acciughe del Mar Cantabrico prodotte dalla Flotte come la migliore che ci sono sul mercato. Non soltanto le acciughe, ma anche il lavoro di questo territorio. Il lavoro di questo territorio, devo dire che ho sempre sostenuto che il nostro territorio ha grandissime potenzialità. Abbiamo sempre insistito in tutti questi anni sull'aspetto qualitativo perché a lungo andare credo che sia l'elemento fondamentale che ti garantisce continuità e valore aggiunto delle produzioni. Ieri avevamo un importatore giapponese il quale ci diceva che solo a Tokyo ci sono 5.000 ristoranti italiani. E questi 5.000 ristoranti italiani utilizzano prodotti italiani, alcuni prodotti di eccellenza, altri prodotti insomma, un po' più andanti, convenzionali. Ma così come Tokyo, ci sono tante altre grandi città e tante località nel mondo dove il modello italiano è molto, come dire, viene riconosciuto dai clienti. La diffusione delle nostre produzioni fa sì che le nostre aziende abbiano tanto lavoro e questo in particolare in Sicilia dove ritengo che le eccellenze siano tantissime. Bisogna semplicemente saperle valorizzare e questo è un lavoro che ha bisogno di tempo, ma piano piano penso che ci stiamo arrivando. Al fine di eseguire i lavori di riparazione di una copiosa perdita attivata nel territorio comunale di Termini Imerese, AMAP sarà costretta a partire dalle ore 16 di lunedì a porre fuori esercizio l'acquedotto Nuovo Scillato, che costituisce la principale dorsale di alimentazione idrica della fascia costiera orientale della provincia di Palermo. Gli servizi potranno pertanto verificarsi alle utenze delle zone industriali di Termini Imerese e dei comuni di Casteldaccia, Santa Flavia, Bagheria, Ficarazzi, Villabate e del distretto Galletti Bandita, Favara della città di Palermo. I lavori inizieranno nella mattina di martedì 17 ottobre, salvo imprevisti, si protrarranno fino alla serata della stessa giornata. I disservizi verranno minimizzati attraverso il potenziamento dei prelievi da fonti idriche alternative. A seguito della riattivazione dell'adduttore, che sarà operata a lavori ultimati, si potranno verificare in via transitoria lievi incrementi delle torbidità delle acque, che tenderanno a normalizzarsi rapidamente nei giorni prossimi. La sicurezza dei ragazzi e il loro diritto allo studio è alla base dell'azione amministrativa comunale diretta dal sindaco Pino Virga, che ha prima percorso la strada del dialogo e del confronto con AST per interruzione di pubblico servizio e successivamente ha formalizzato una denuncia per il reato di cui all'articolo 340 del codice penale.
Adesso sta valutando quali altre iniziative mettere in campo, non certamente inveire contro l'autista, che non può fare nulla, o bloccare l'unico mezzo in servizio da Altavilla Milicia verso Bagheria. Sicuramente ogni genitore potrebbe sporgere denuncia, come ha fatto il sindaco, a nome di tutti. Sindaco Virga, il comune paga i servizi ad ASP come pagano anche i cittadini, però a quanto pare i servizi non rispondono, i trasporti sono deficitari. La politica ha il dovere di garantire agli studenti, a tutti gli studenti, di poter raggiungere i presidi scolastici in sicurezza, in tempo utile e senza condizioni di stress o di pericolo. Tutto questo non sta accadendo ed è una cosa che ci turba moltissimo, per questo abbiamo messo in campo tutto quello che potevamo fare. Abbiamo avuto incontri, abbiamo avuto colloqui, abbiamo avuto promesse e rassicurazioni. Ho perfino formalizzato una denuncia perché era mio dovere farlo, perché a mio avviso è turbata la regolarità di un servizio pubblico, non solo, ma si costringono i ragazzi a sopportare condizioni di scarsa sicurezza nel trasporto perché sono costretti a salire su un pullman in numero superiore a quello che il pullman può garantire. Stiamo, ripeto, mobilitandoci in tutti i modi. Ho coinvolto anche le famiglie perché vorrei, insomma, che facessimo azione comune. Attendo adesso delle risposte perché ogni mattina ho chiamato la direzione di ASP, ho chiamato la regione siciliana, insomma, siamo fiduciosi che si possa risolvere questo problema in tempi brevi. Virtuose per natura, l'iniziativa di educazione civica promossa dal Comune di Casteldaccia in collaborazione con l'Istituto Comprensivo a indirizzo musicale, la direzione didattica, la SRR Palermo Area Metropolitana, la società partecipata del Comune Casteldaccia Ambiente ed altri servizi. L'Istituto Comprensivo e la direzione didattica di Casteldaccia hanno pertanto accettato di mettersi in gioco in questa esperienza di condivisione della propria visione di cittadinanza, uniti da valori comuni come inclusione, sostenibilità, legalità, salute e benessere. Entusiasta il sindaco Giovanni Di Giacinto. Il progetto Virtuosi per Natura è uno di quelli che l'amministrazione comunale sposa e sposerà sempre, ogni qualvolta c'è la possibilità di farlo, perché fa parte di uno degli obiettivi primari della nostra legislatura. Quello dell'ambiente, della cura, è un interesse comune dell'intera collettività che coinvolge tutti, dai più grandi ai più piccoli. Inserire all'interno di questo progetto le scuole, infatti, è una cosa fondamentale per dare ai bambini quei giusti valori e principi che poi, quando saranno grandi, avranno modo di perseguire e a loro volta insegnare. I giudici non sono d'accordo alla perizia psichiatrica per verificare la capacità di intendere e di volere di Pietro Morreale al momento dell'omicidio di Roberta Siragusa, la ragazza uccisa nel gennaio di 2 anni fa con modalità atroci, come hanno scritto gli stessi giudici di primo grado. Per la Corte d'Assise d'Appello, davanti alla quale si è aperto il processo di secondo grado, non ci sarebbe motivo di dubitare della lucidità del ragazzo quando avrebbe commesso il delitto ed è stata quindi respinta l'istanza avanzata dalla sua difesa rappresentata dall'avvocato Gaetano Giunta.